Anche oggi domenica, un sole splendente qua a Milano, provincia. Ore 17 puntualissimi. Oggi ci spariamo un altro bel lievitato, visto che non avevate ancora abbastanza. Mi ha fatto la focaccia in tutti i modi. Oggi la facciamo arrotolata. Ma prima di cominciare, devo presentare Miss Ostia 2010, 2011, 2012, 13, 14. E basta perché poi non è più andata a fare la visita. Signore e signori, Greta! Ciao, ciao a tutti. Ho ancora tutte le fasce conservate, tra l'altro, di Miss Ostia. Ciao a Infatti, tutti nel gli 2015 hanno detto: meno male che Greta non si è presentata quest'anno, no? Ma sai cosa facciamo Greta oggi? Guardati, anzi, facciamo un bello spoiler subito per i nostri amici. Allora, Instagram, guardate qua. No, sembrano i gironi danteschi, ma tutti golosi, però. Mamma mia, guarda che bella croccantina sotto, guarda che colore. Wow. Cosa è successo? Questa focaccia, adesso vi racconto che è nata un po' così per caso, ma impastiamo. Andiamo. Allora, io non ho diviso, non avevo manitoba in casa, ho fatto tutto una farina zero. Forza, siamo intorno ai 220, quindi media forza. 500 grammi di farina, stavolta la faccio tutta così. Dose totale, dose completa, così poi ce la sbaffiamo anche noi. Allora, il lievito. Nella ricetta, il lievito, Greta, ricordami quant'è, perdonami. Lievito fresco ed è 1,5 grammi. Ok, perché noi abbiamo puntato, diciamo, sulla lievitazione lunga, quindi come potrete vedere adesso l'acqua è al 60% come idratazione. Io ne metto un pochino di più perché la voglio mangiare stasera, visto che sono le 5, e no, magari verso, le mangerò diciamo, verso un dopo cena, uno snack dopo cena, perché con 1,5 grammi può tirare. Ovviamente ricordatevi che più è lunga la lievitazione, più serve una farina con un W, cioè con un valore di forza elevato. Tenete conto che se non volete fare... Io sbricio intanto il lievito fresco. Se non volete fare tutte quelle ore per 500 grammi di farina, noi consigliamo 4-5 grammi di lievito fresco. Magari per chi ha soltanto il secco in casa, 1,5 grammi di fresco corrispondono proprio a mezzo cucchiaino di secco. Quindi se volete raddoppiare la dose e ovviamente diminuire i tempi di lievitazione. Comunque voi controllate quando la vostra pallotta raddoppia. Quello è il momento giusto per stagliare. E vado dentro con tutta l'acqua direttamente, non la metto poco per volta, tanto è il 60% di idratazione, 300 grammi di acqua, quindi vado a mescolare. Benissimo, Manuel. Ricordiamo che Manuel sta facendo la focaccia arrotolata e sul sito di Giallo Zafferano trovate tutte le dosi e il procedimento e forse è una delle poche versioni che ci mancava perché l'abbiamo fatta pizzicata, l'abbiamo fatta ripiena, l'abbiamo fatta tutti i gusti e mancava solo questa. Sì, perché questa qui è nata un po' per sbaglio, poi vabbè, non mi sono inventato niente, solo che un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano Alicia per caso. Quella lì era una cosa. Praticamente io avevo davanti questi pezzi di impasto avanzati, ho detto, sai che c'è? Faccio delle schiacciatine. Allora avevo iniziato a stenderle col mattarello e a condirle con la roba che era rimasta in frigo, tipo patè di olive. Patè di pomodorini secchi, tutte quelle robe che comunque dopo un po' è meglio farle fuori. Adesso inizio a impastare a mano, come avete visto, mi sono aiutato con la spatolina, adesso faccio prendere. E quindi cosa ho detto? Vabbè, dai, stendiamole, facciamoci queste schiacciatine e poi nella tasca del giubbotto trovai una... Ti ricordi quelle le girelle di liquirizia? Le mangiavi Come all'oratorio? no? Allora ho detto, sai che c'è? Adesso faccio una focaccia liquirizia e quindi cosa è successo? Ho iniziato a stendere e ad arrotolare questi pezzi di impasto, arrotola, 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 fino a che è diventata, solo che non si poteva chiamare focaccia liquirizia. Ah, il sale! Ci stavamo dimenticando il sale. 10 grammi, giusto? Sì. 10 grammi, sempre il 2%, ricordiamo di sale, poi ovviamente per questi tipi, diciamo, la dose empirica, quindi... 10 Ma grammi. sai, Manu, che ci scriveva prima Margherita da Foggia, diceva che questa focaccia si fa anche a Foggia. Chissà se la fanno allo stesso modo o c'è una procedura diversa. Magari lo chiediamo a Margherita, nel frattempo ce lo scrive.
Vai, Margherita, raccontaci bene. Io intanto sto aggiungendo parte dell'olio, lo aggiungiamo in 3 volte perché, come vedete, 40 grammi, ci avviciniamo al 10%, quindi è una bella percentuale. Quindi quando vedete un impasto, io consiglio sempre, iniziate già a dare un occhio a quanto grasso c'è, a quanto lievito, quindi iniziate a regolarvi. Mentre pesate gli ingredienti, iniziate anche a pensare a come agire. Tipo, vedete, il sale è sempre lontano dal lievito, ma anche l'olio, che è il grasso, si mette alla fine poco per volta, così diamo tempo al nostro impasto di assorbirlo. E mentre Manuel salutiamo tutti coloro che hanno fatto le tue focaccine morbide e le lingue pizza, insomma, stanno elencando tutte le bontà che hanno fatto seguendoti, vogliamo ricordare gli ingredienti che servono per la focaccia rotolata? Vai, vai, spara, spara, io intanto impasto. Allora, sparo immediatamente. Allora, Manuel ha usato una farina a zero, appunto, ma la ricetta di giallo zafferano prevede farina manitoba 350 grammi, 150 grammi di farina 00, quindi si taglia. 300 g di acqua, 40 g di olio extravergine d'oliva, 1,5 g di lievito di birra fresco, 10 g di sale fino. Poi abbiamo il ripieno, che chiaramente può essere dei più vari. E noi abbiamo scelto pomodorini secchi sott'olio, 15 g, olive denocciolate, 20 g, 2 cucchiaini di origano secco, 2 cucchiaini di fiocchi di sale e 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Perfetto, poi potete veramente, questa si può utilizzare come svuota frigo perché è anche divertente perché come adesso vi farò vedere, appena chiudo l'impasto vi faccio vedere cosa succede alla resa, diciamo, della focaccia prima di essere infornata. E, come si dice, adesso vedete che, vi faccio vedere che quando si inizia a inserire il grasso, la pallottola è molto appiccicosa, molto... Vedete, si stracca, molto si straccia, si dice. Però piano piano noi facciamo inserire tutto l'olio. Benissimo, intanto ci chiedono Manuel se anche per questa focaccia si può utilizzare il lievito madre. Vediamo se ho imparato qualcosa. L'altra volta tu hai detto che per il lievito madre è meglio utilizzarlo forse per il pane che per una focaccia, mentre per la pizza è diverso il discorso. Guarda, per quanto riguarda la focaccia. E io la facevo spesso con Licoli, col mio lievito madre liquido. Era la pizza che sconsigliavo, però ognuno può fare veramente quello che vuole perché vedo delle foto in giro di professionisti e non che fanno delle pizze con lievito madre assurde. A me non piace proprio il sapore magari acidino che dà il lievito madre all'impasto, però per le focacce, tipo 500 grammi di questa, secondo me con un lievito madre appena rinnovato, quindi bello in forza, un 150 grammi, ecco, un 30, Ok. sì, 30% di lievito madre. Vedete voi, poi dovete essere voi, diciamo, capaci di riconoscere quanto può spingere il vostro lievito madre. Vedete, prima era tutta, diciamo, un po' così che si stracciava, adesso piano piano sta prendendo forma. Quando è così, che comunque rimane anche ancora un po' appiccicosa, lasciatela un attimo stare sotto la ciotola che avete utilizzato. Tranquilla, tra 5 minuti la riprendiamo. Qui ovviamente l'impasto ce l'ho già, questo è parte dell'impasto perché cosa succede? Tutti i pezzettini di impasto che poi io staglio, come si dice, tiro al mattarello e arrotolo. Faccio praticamente delle spirali, faccio una mega spiralona. Adesso vi faccio vedere. Tarocco. Un po' di farina di servizio. Questo non mi serve più. Oh. Questo lo metto qua così vedete. Molto spartana la cosa, cioè niente di che. Io poi molte volte, ogni volta che la facevo, questa dicevo, ragazzi, già questa qui. Si può infornare, questa la condite con, come dicevo prima, questa era, diciamo, l'inizio della focaccia arrotolata. Pomodorini secchi, patè di olive, che ne so, patè di carciofi, quello che di solito rimane in frigo. Poi cosa faccio? Aspetta, tolgo la sema che non mi serve più. Io utilizzo sema, se volete usare anche farina di riso, anche comoda.
L'olio, chi è che mi ha preso l'olio? Nessuno, qua solo. Intanto Manuel ci chiedevano con 1,5 grammi di lievito fresco quanto deve lievitare. Noi consigliamo 12 ore fuori dal frigo per la ricetta diciamo del sito, oppure anche 24 ore in frigorifero. Come spiegava Manuel, invece, se si utilizza più lievito, chiaramente il tempo diminuisce, il tempo di lievitazione. E chiedevano anche, eventualmente, con lievito madre, quante ore può lievitare. Dipende dalla farina che utilizzate, dipende da quanto è in forza il vostro lievito madre. Io ieri ho sfornato una pizza che è stata in lievitazione 45 ore, perché il suo W, il valore della sua forza, era di 3,50, praticamente una farina per fare i croissant, per fare i panettoni, le colombe, qualcosa che comunque tenga. E infatti non l'ho portata a 48 ore perché ho visto in frigo che piano piano stava iniziando a cedere. Voi date un'occhiata sempre al vostro impasto, se vedete che piano piano inizia a cedere al centro, via, va subito preso, dato qualche piega di rinforzo, e poi cotto, perché in quel momento sta cominciando a collassare. Ora abbiamo la nostra linguona, io passo un po' d'olio, tutto con le mani, non c'è problema. Poi cos'è che c'era? L'origano, giusto? L'origano secco. L'origano, sì. Un po' di origano secco. E cosa faccio? Beh, il sale lo metto solo sopra, dai, non lo metto dentro. E non so se si vede. Sì, si vede. Io inizio a... Benissimo. Ecco, stai arrotolando su se stesso, praticamente. Bravissimo. Arrotolo su se stesso. Tac, tac, tac. E cosa succede? Io ho un bastoncione, anche questo qui, se lo mettete in forno così è buonissimo, però io, visto che ho la mia focacciona già qua, prendo e vado a aggiungere un altro pezzo. Adesso questa qui è, cos'è, mezz'oretta fuori, piano piano si sta rilassando. Faccio l'ultima, così vi faccio vedere, così possiamo chiudere la focacciona. Se ci sono domande, intanto dimmelo, Greta, tanto... Allora, intanto ci sono tantissimi saluti da Roma, da Lecce, da Palermo, dove purtroppo piove, ci dicono. Piove. E la tua focaccia, purtroppo sì, sembra di sì. E, beh, tempo perfetto per fare una focaccia arrotolata. Brava. E tra l'altro, appunto, la tua ricetta oggi arriva sempre dall'altra parte del mondo, quindi Argentina, Portogallo e anche dai Caraibi ci seguono. Dai Caraibi. Una quarantena spettacolare dai Caraibi. Infatti, stavo proprio per dire, chissà che quarantena lì. Questo è l'ultimo, diciamo, pezzettone di similiquirizia. E lo vado a inzaccherare. Permesso. Intanto, ecco, tu hai usato uno stampo. Si può anche fare senza stampo eventualmente, o è preferibile? Sì, va benissimo. Basta comunque magari leggermente oliarlo sotto, o carta forno. Io consiglio sempre a chi si approccia alla panificazione, lo stampo è più motivante, perché comunque è ovvio, se sbagliate proprio totalmente la grammatura dell'impasto dentro la teglia, lì succede un casotto. Però almeno vi dà una forma, tipo se qua fate una focaccina e esce tonda, se invece metterla su carta forno viene un po' tutta squadrata e demotivante. Secondo me è uno stampino, tanto questo qua è casalinghi o comunque online si trova alla grande. Cosa succede? La parte divertente. Prendiamo un po' di olive. Aspetta che allora, spostati un po'. Ecco, bravo Manuel, così si vede ancora meglio. Abbiamo le olive taggiasche con il loro olio, che non andiamo mai a buttare, e andiamo proprio a sistemarle tra le fessurine, tra le... Come si chiamano? Quelle lì del... Aspetta, come si chiamano? Tra le fughe! Senti, ma questo sarebbe stato il lavoro perfetto per Christian, però. Sì, ma Christian ha saputo che giù in box c'è un sacchetto, perché noi a un certo punto abbiamo detto, questo bimbo ha troppi giochi. A un certo punto i genitori si fanno un paio di domande, adesso facciamo anche un po' di economia domestica. No, scherzo. Allora gli abbiamo portato giù un bel sacchettone di giochi, perché c'è stato un periodo che era troppo monello. Allora gli ho detto, giù ci sono alcuni tuoi giochi. Allora è andato, adesso va a controllare e vediamo se li merita. Perché comunque
in questa quarantena abbiamo capito che bisognava un attimo allargare la maglia glutinica, perché comunque anche loro hanno sofferto tanto, certo, stare sempre in casa, quindi sai, nervosismo, robe così. Però oggi ho detto, ma vuoi fare la diretta con papà? Fa, no, vado in box a controllare, basta. E senti, si possono fare anche piccole focacce, ci chiedono? Allora, con questo impasto, ragazzi, intanto, come potete vedere, l'olio... Sempre arrotolate, Sempre arrotolate. Sì, sempre arrotolate, piccoline. Sì, tenete conto che è un po' più carina così, ecco. Però magari delle girelle di focaccia, vedete voi, fatevi aiutare anche dei piccoli se li avete in casa. E dipende, cioè adesso, prima di infornarla, lei si presenta così. Oh, bella, colorata, poi si può anche variare, insomma, come uno preferisce come ingredienti, no? Sì, bravi, aspetta che prendo un tovagliolino, perché ovviamente questa qui io la chiamo anche focaccia svuota frigo, perché se qua ci metti due pezzettini di caciocavallo e quello che è rimasto della pizzata della sera prima, è soltanto che di guadagnato. Comunque Manuel, se ci fai vedere ancora una volta l'impasto da cuocere crudo, poi facciamo un breve recap degli ingredienti, lo vogliono vedere meglio, da vicino, vogliono vedere tutta la bellezza. Allora lo finisco, metto un po' di sale, fiori di sale, io vabbè uso questi qua che sono, non è come il sale grosso, però almeno cioè che non ti spezza i canini, e un altro pochino di origano che mi piace tanto in cottura, molto spartana però di grande effetto. Eccola qui, con tutti i suoi gironi di bontà. E questa è la focaccia arrotolata, appunto. Dosi e procedimento li trovate sul sito di Giallo Zafferano. Facciamo un breve recap degli ingredienti. Sì, nel frattempo, Greta, io riprendo l'impasto di prima, perché bene, non c'è mica scordato. Allora, per la focaccia arrotolata vi servirà farina manitoba, 350 grammi, 150 grammi di farina 00, 300 grammi di acqua, 40 grammi di olio extravergine d'oliva, 1,5 grammi di lievito di birra fresco e 10 grammi di sale fino. Poi potete farcirla come preferite, già lo zafferano vi suggerisce. 15 grammi di pomodorini secchi sott'olio, 20 grammi di olive denocciolate, 2 cucchiaini di origano secco, 2 cucchiaini di fiocchi di sale e 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Olè, guarda come è diventato giusto... Dopo averlo fatto riposare, cos'è? 5 minuti. Vedete come lissio? Sì. Questo è il momento giusto per farlo puntare. Si dice così, cioè lui col nasino va a puntare. Ovviamente con la ricetta di Giallo Zafferano si lascia sempre, sempre a temperatura ambiente. Se volete fare una roba, che ne so, la fate stasera, la tenete un paio d'ore fuori dal frigo e poi la mettete a maturare in frigo e domani a pranzo ve la potete mangiare, o provate, dipende sempre dalla farina che avete. Se avete una farina forte può tirare anche 2 giorni. Ecco, infatti gli amici di Instagram mi insistono a chiedere: la farina 00 si può utilizzare da sola per questo impasto? Sì, nel senso, però fate come, cioè, come allora 00 dovreste fare un impasto diretto, nel senso la mettete a lievitare e quando raddoppia la cuocete, ecco. Magari, visto che è una 00 e non supporta magari con le poche proteine che ha tante ore di lievitazione, fate un 2 ore a temperatura ambiente, iniziate a stagliare e poi la lasciate un'altra oretta così in teglia, così piano piano si rilassa. E Annalisa invece ci chiede quante spirali bisogna fare, se c'è un numero magari o in base alla lunghezza delle losanghe. Ma guarda, sul sito di Giallo mi sa che ci sono, io sono andato molto a occhio, nel senso, quando è lunga una sorta di, cos'è, 20 centimetri e va condita, l'importante è che non sia lunghissima, cioè uno può fare anche una linguona lunghissima, arrotolarla e fare una spirale unica. Io per divertimento le ho fatte così a occhio. Io ne avrò fatte almeno una 14 o 16 per questa teglia, che è piccolina, sarà un 20 questa. Ok.
Ci chiedono anche ovviamente se l'impasto può essere utilizzato per essere steso come una focaccia normale. Certo, ragazzi, certo, questo qui tenete conto, già è un 300 grammi di acqua su 500 e c'è una bella quantità di olio. Quindi, secondo me, se questa la mettete in teglia così com'è, e ci fate dei bei buconi, una bella salamoia, e non dico che viene una genovese, però diciamo che viene una focaccia bella ricca, bella unta, ecco. Manuel, comunque attenzione ai tempi di lievitazione, perché dicono che il tuo orologio va avanti. Non lo so, ci è arrivata questa segnalazione. Il mio orologio va avanti, dice. Io lo vedo abbastanza corretto, però mi faceva ridere. Io non, cioè, se lo dicono dal web, io ci credo. Tenete conto che quello lo guardo pochissimo, anzi, l'orologio non lo guardo quasi mai, dalla quarantena che non guardo l'orologio. Sì, So l'ora dei i tempi di lievitazione Manuel ce l'ha nelle vene praticamente, talmente la sua esperienza con focacce, pizze, pane, Ma sì, quant'altro. perché dopo un po' comunque senti che bussa, dici chi è? Apri il frigo, c'è l'impasto che dice, Manuel, tirami fuori, non ce la faccio più. Quindi ma a me non serve l'orologio. Senti, un'altra domanda interessante effettivamente che spesso ci fanno anche sul sito. E come mai si utilizzano i grammi al posto dei millilitri per i liquidi? E se è la stessa cosa, nel senso si può calcolare più o meno, si può fare più o meno l'equivalenza per l'acqua? Per comodità comunque va benissimo i grammi, cioè io anche quando faccio lievitati dolci metto latte, uova, che ne so, cioè utilizzo sempre grammatura. Ora forse c'è una minima percentuale di discrepanza, però ora non so dire qual è l'esatta formula. Sì, solitamente anche noi, diciamo, per alcuni, per esempio per l'acqua, cambia poco effettivamente, anche per l'olio. È più una questione proprio di precisione, effettivamente, sia in pasticceria che in lievitazione. È meglio, sempre, dare la grammatura piuttosto che i millilitri. Beh, sicuramente un linguaggio più universale, anche perché sennò poi già pesare gli ingredienti è noioso. Quindi. Sì. E niente, poi ci chiedono sempre la sostituzione della manitoba, anche Manuel prima ha detto di aver usato una farina forte, giusto Manuel? Sì, perché allora questa qui diciamo che è una farina media, perché 2,20 dovrebbe essere questa qua. E quindi tirerà, poi la metto in frigo questa, vediamo un po' quanto dura. E state all'occhio su quella cosa. Solitamente le farine forti vengono specificate, ma c'è una marca in particolare che mette la W, perché c'è scritto non tutte le farine sono uguali, e la si trova. Adesso non voglio fare pubblicità, però è molto comoda quella, perché c'è proprio scritto per lunghi lievitati. Si può utilizzare la farina di mais per una versione essenzialmente. Allora, farina di mais, secondo me potresti fare su 500 grammi, potresti fare farina di mais al 300 grammi, un 150 di farina di riso e come si può fare? Magari 50 di grano saraceno, prova a vedere quanto tira. Però non so quanto riesca a lievitare. Io ultimamente ho fatto confidenza con un mix senza glutine e funziona molto bene. Molto bene. Benissimo. Ci chiedono anche se è consigliabile fare il preimpasto anche per questa focaccia, ma forse No, no. vedere come viene poi il dentro, perché non deve essere molto alveolata, se non sbaglio, No, questa. infatti qua si predilige la croccantezza. Questo qui è una delle focacce, secondo me, più conviviali del mondo. Adesso vi faccio vedere. Si prende, dice, oh, staccamelo un pezzo. Tu prendi, stacchi un pezzo, Ah, ecco. capito? Il tuo cornino di focaccia Ale. Manuel, e te lo mangi, te lo porti al picnic. Non abbiamo bisogno di un'alveolatura. No, quale picnic? è vero, qua in balcone. Vabbè, sì, quando sarà, però intanto ce la gustiamo a casa e chi ha la fortuna anche in compagnia in questo momento. Molto bella perché vedi, cioè, sembra che ci sia della semola, però vedi, come impasto con l'olio al suo interno viene bella, bella morbida, croccantina, morbida dentro, croccantina fuori e bella colorata. Guarda che bel colore. Bellissimo, bel dorato, sì.
E abbiamo risolto anche il mistero dell'orologio. Praticamente su Instagram si vede al contrario, quindi sembrano le 7:20, ma sono le 5:20 e comunque, anzi 24, e comunque è sempre l'ora della focaccia, direi, per cui sempre cambia poco. Buonissimo, ma non pensavo. Ci credo. Quindi, questo impasto qui potete tenerlo, quanto ci aveva messo a farlo? 10 minuti a mano, potete farlo con la planetaria, però questi impasti qui poco idratati consiglio sempre di farli a mano. Mi raccomando, l'olio piano piano alla fine. Allora Manuel, se hai tempo per un'ultima domanda, difficile però, ci chiedono se puoi rispiegare la formula del volume, della teglia. Sì, base per altezza per 0,60 per i rettangoli, poi era raggio per 0,60 per 3,14 per... Allora, quelle tonde non me la ricordo, forse è raggio per 3,14 per 0,60. Comunque, solitamente uno ha le rettangolari a casa. Base per altezza per 0,60. La mia tiene 640 grammi. Ieri ho fatto una pizzona da 650 ed è venuta perfetta. Occhio, perché se mettete più impasto... ci metterà un po' di più a cuocere e verrà magari più morbida. Se ne mettete meno, questo è un errore classico. Io l'ho fatto più e più volte, il classico errore di non calcolare la grammatura dell'impasto sulla teglia. E poi o vengono sottiletta o vengono delle ciccione. Bene, e un'ultimissimissima domanda dagli amici di Instagram: se hai mai utilizzato per questo impasto in generale la farina d'avena? No, mai. Farina d'avena, forse avevamo fatto... Cristina d'avena una volta, però... Cristina, beh, grandi pezzi. Comunque, vabbè, prova, magari ci fai sapere, facci sapere, cucinala anche tu e facci sapere. Cucinala anche tu e fammi sapere, grande Gio. No, farina d'avena no, comunque è una farina che va messa, secondo me, a una bassa percentuale, quindi tanto comunque c'è sempre glutine. Domani è vero, alle 17 ci sono anch'io, ci sono sempre io a fare i biscotti, ragazzi, qua, allora metto a posto l'orologio che... No, va bene Manuel, allora ricordiamo che le dosi e il procedimento della focaccia arrotolata si trovano sul sito di Giallo Zafferano e potrete rivedere la diretta sui canali social di Giallo, YouTube, Instagram e Facebook, mi raccomando. Greta, allora io copro l'impasto. Io ti saluto. Lo lascerò lievitare, ti devo salutare. Io ti mando un mega abbraccione. Grazie, un abbraccio anche a te, grazie di tutto. È stato fantastico, è stata una bella esperienza. Salutami il buon Marco e quella parte di Milano. E amici. Salutami Cristian e lasciagli soprattutto un girone di focaccia. Sì, ma vedrai che adesso sale che avrà sentito l'odore, sicuro, vedrai. Va bene, ciao a tutti gli amici. Ciao Greta, grazie. Ciao. Amici, penso di essere stato simpatico? No, scherzo. Utile. E... focaccia rotolata, giallozafferano.it. Noi ci becchiamo sempre alle 17 e domani facciamo dei biscotti. Ciao raga, buona serata.